Ragazzi, andate dopo qui, sentiamo l'energia. Sentiamo l'energia, poi parliamo, poi ci raccontiamo. Sentiamo l'energia. Vengo da una sessione di pura energia. Sentiamo l'energia. Perché è reale. Perché è quello che siamo qua, per imparare a fare, no? Respiriamo. Si sente subito, l'energia si sente subito. Ma no, non è per aria come dobbiamo prendere come le antenne di Marconi. Ascoltate. Lasciamo andare dal diaframma in giù, dallo sterno in giù. Bene, molto bene. Ascoltate perché sale fortissimo. Poi vi racconto come mai la telecamera è un disastro. Speriamo. Inspiro, espiro, lascio bene andare. Inspiro. Si alza, no? Inspiro, inspiro, questa energia, quasi si veda male, ragazzi. Che bello, vero? Si sente? Ah, che meraviglia, eh?
Che meraviglia, ragazzi. Allora, benvenuti. Siamo a Bridges of Light, Andrea Zappa qui, la scienza degli ologrammi.com. Che bello, si sente l'energia. Se non la sentite, ragazzi, dovete studiare. Dovete allenarvi, non studiare. Intanto da sapere non c'è mai niente. Non c'è niente da sapere. C'è da saper fare e quando uno impara a fare, semplicemente si impara ad abbandonarsi. Non sto in silenzio, sto ascoltando. Sto ascoltando l'energia. Che energia? Questa qua. Siete accorti che entrando in connessione vi si attivano i chakra? Ma tanto, tanto, tanto. Bene. Allora, intanto vi chiedo scusa. Perché abbiamo una telecamera nuova che su Zoom, gli altri device, va in maniera eccellente, ma StreamYard non la vuole vedere. E quindi questa sera, nel tentativo di, per rendervi più piacevole la serata, di mettere questa nuova camera, niente, abbiamo perso un po' di tempo, quindi siamo un po' in ritardo e purtroppo abbiamo la telecamera di default del nostro Mac. Vabbè, miglioreremo la prossima volta, promesso. Spero, prometto et juro. L'energia è alta, dai, così si sente meglio, no? Bisogna sempre, per sentire, bisogna entrare in una zona almeno neutra. Ovvio, tutti quanti, voi. Posso sentire l'amore di qualcuno, posso sentire un'empatia con qualcuno se sono preso dalle mie emozioni, dai miei pensieri, dalle mie arrabbiature. Cosa posso sentire? Non sento niente, non vedo niente e non capto niente. Se entro almeno in una zona neutra, almeno, iniziano ad arrivare i messaggi. Ma c'è Yogananda che dice, guardate che tutti possono, lo leggevamo lunedì sera leggendo i maestri nel nostro canale, tutti possono sentire, basta entrare in una zona neutra. Guarda cosa ci insegna il maestro, no? Bene. Allora, ragazzi, sono in una specie di ubriacatura energetica perché ho lavorato fino adesso con le cose belle e beh, anche questi 5 minuti assieme per alzare l'energia non sono da meno, non scherzano. Cosa raccontavi? C'è stato il viaggio in India, sto preparando il documentario che arriverà presto, sapete già nel nostro canale di YouTube, un link c'è anche qua da qualche parte, che è la scienza degli ologrammi, quindi in motocicletta, per chi conosce, dalla madre permeata di gioia, dal Param Guru di Paramahansa Yogananda, e poi alla grotta del grande avatar, il Cristo indiano, eh? Lo riguardavo oggi, sto montandolo e commozione, che energia. E quindi veniamo dall'India e dall'India portiamo queste grandi attivazioni, questa grande energia e anche delle siddhi, sono in sanscrito, sono dei carismi, dei doni in più. Buonasera a tutti quanti, grazie che scrivete, io non vedo i nomi naturalmente. Allora, dove siamo questa sera? Siamo, siamo ospiti della Motor House, che ormai è questa gigantesca Motor House che ci ospita e ci porta in giro per l'Italia, da un centro olistico all'altro. E siamo però in un posto molto speciale. Chi conosce Firenze, e non siamo a Firenze, chi conosce Firenze sa che c'è Piazzale Michelangelo in alto, no? Da cui si guarda Firenze. Bene, qua siamo a Piazzale della Vittoria a Vicenza. Perché siamo qua? Perché stavo lavorando con delle energie bellissime e dietro di me, proprio qua, c'è il santuario della Madonna di Monteberico, dove apparve questo essere di luce. E devo dire la verità che dentro c'è un'energia molto speciale, da sempre. Le prime grandi esperienze sono capitate qua a me. E quindi ho detto, dai, facciamo una cosa speciale e andiamo qui. Poi domani, stanotte si viaggia, che domani sono a Correggio a fare gli ologrammi. Allora, qualcuno sta dandomi una dritta, aspettatemi. Ah, c'è qualcuno che scrive ciao a tutti in privato. Ah, bene. Cos'è Banda qua? Beh,
Inspiro, espiro. Di solito questa serata è dedicata alla lettura degli ologrammi. Cosa vuol dire? Che se qualcuno ha voglia, leggiamo gli ologrammi. E bene, bene, ma è che se siamo in tanti è bello anche la condivisione di. Di questa energia bellissima. Allora, Nicoletta, sei pronta dietro le quinte? È un sì? Bene. Allora, dai, inquadrati bene, metti giù il telefono così ti vediamo meglio e benvenuta qua. Eccoci qua, ciao Ciao, Nicoletta, buonasera. buonasera, Ciao Nicoletta. buonasera. Allora, buonasera, ben arrivata. Dove sei tu di bello? Io a Vicenza, abbiamo detto, e tu? Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Sei in provincia di Caserta, che bello. Intanto benvenuta, benvenuta. Grazie, per me è la prima volta, quindi non so Lo so, come assolutamente, funziona. perché di Ok. solito sono fisionomista, vedo tantissima gente, ma tendo a dire, mi senti se metto il microfono qua? Sì. Sì, Oh, benissimo. allora, Nicoletta. Chiudo un attimo la porta. Sì, fa pure. Nicoletta, le tue frequenze riguardano un desiderio di liberazione, di ribellione e una recondita frustrazione, un recondito dolore per non riuscire a farlo. E liberarti di una situazione, credo. E sì, e questo stato d'animo, questa cosa qua, disturba. Sì, ti togli tanta energia. Quindi la tua stanchezza, se c'è, secondo me c'è, deriva da questi due ingredienti qua. Una ribellione che non va messa in atto e che quindi ti tarpa le ali, e la dispiacere e la frustrazione di questa mancata liberazione. Sono vere le cose che dico, Nicoletta? Allora, però la cosa bella degli ologrammi è che ogni frequenza olografica, ogni ologramma ha una frequenza che lo armonizza, che lo porta su di ottava, che è quello che interessa a noi. Allora, che porta su di ottava che cosa? Il problema che ci aiuta a pulire il terreno. Allora non è la caccia al vediamo chi ha ragione, vediamo cosa è vero. È il sistema attraverso le frequenze. Le frequenze che ti riguardano sono facili. Una è Holly, basta scriverle. Holly. Io non prescrivo niente. Holly con la H. Sì, poi se hai qualche problema guarda su Google. Vabbè. Ok. Holly è una delle cose. Poi l'altra è Sturt, lo pronuncio come si dice Sturt Desert. Pea. Holly e Sturt. Sturt Desert Pea si scrive. Poi te lo riguardi nella diretta e verrà Sì. scritto. Va bene? E poi vediamo un po', sento una cosa. Sì, poi credo anche, Nicoletta, andando in un livello più profondo, nascosto, che tu abbia da toglierti delle frequenze di paura riguardanti la tua realizzazione. Lì c'è un conflitto. Fammi guardare. Sai che lì c'è un conflitto che ti toglie energia. Sì, del fare quello che vorresti, probabilmente non c'è questo aspetto qua. Ho ragione, Nicoletta. Sì, vabbè, una repressione lavorativa che ovviamente vorrei cambiare, ma non posso per varie ragioni. E quindi, però questo nell'ultimo periodo, no che non amo il mio lavoro, lo amo, però ho questo desiderio di voler cambiare, ma non è possibile. Secondo me c'è qualche paura messa in mezzo qua, così. Che ne pensi?
Ma più che paura, purtroppo è uno stato che ho da circa un anno e un mese e mezzo, perché ho perso mio figlio e quindi questo mi ha catapultato in una situazione di, non voglio dire di incertezze, però il desiderio di cambiare, ma allo stesso tempo di lasciare tutto così com'è. Quindi un continuo combattere con me stessa. Nicoletta, mi dispiace quello che mi racconti. Nicoletta, devo farti una domanda. Tu sei sotto Grazie. psicofarmaci? Tu stai prendendo psicofarmaci? No, non più. Li ho presi i primi 4 mesi, poi mi sono resa conto, io sono infermiera, quindi poi mi sono resa conto che non mi facevano bene, che mi facevano stare ancora più abbattuta e non avevo nessun tipo di reazione, e questa cosa mi disturbava, anche perché sono stata sempre una persona che con i piedi per terra, quindi non mi andava di stare in quella situazione, in quello stato. È una sfida grande. Quando è successo? Il 10 luglio dell'anno scorso. Però Nicoletta, ad ascoltare la tua energia, se posso permettermi, naturalmente non entro nell'ambito, Certo. posso permettermi, ascoltando la tua energia, io direi che tu il lutto l'hai elaborato, cioè il dolore importante l'hai elaborato. E come energia. E hai addosso queste stanchezze, non so se ci sia una parte di apatia, ma queste stanchezze strane, che però dipendono dalle emozioni, non dipendono da, secondo quello che sento io, non dipendono dal fisico, ma io non faccio diagnosi, però non è che sia, io non andrei in cerca di No, di una patologia no, sicuramente no. di un integratore, andrei in cerca di un sistemare le emozioni. Ti svegli stanca la mattina? Sì, perché non riesco a dormire, Cosa ma mi addormento molto tardi. No, fai quando non dormi? Perché? Perché leggo, pensi? mi sto dedicando a vari mondi che non conoscevo, metofonia, Reiki, meditazione, e quindi adesso ho questa sete di capire, di imparare, di aprirmi ad un mondo che non conoscevo, perché in effetti non lo conoscevo. Allora, Leggi, da leggere, è un libro che è bellissimo perché è avvincente, lo consiglio a tutti quanti, l'ho letto 9 volte, 8 volte, 7 volte, non so quante volte, che è Autobiografia di uno yogi, di Paramahansa Yogananda, quello con la copertina arancione, non quello blu, quello con la Ah, copertina ho arancione. capito forse. Quindi, Autobiografia di uno yogi, Sì. quello, edizione Astrolabio. Allora, io non ho, scusa, se stiamo una cosa qua, io non ho, non arrivano a noi nessun merito per dire questa cosa qua. Edizione Astrolabio, copertina arancione, va bene? Ok, l'ho segnato. Sì, bene, questa è una bellissima lettura. Poi aggiungi alle frequenze che scriverai e poi metterai sopra l'acqua. Horn come corno, beam come, boh, non so, beam cos'è. So se è fagiolo, no, quelle bean. Beam, comunque, Hornbeam. Bene. Sì, è Rock Rose. Poi puoi controllare su Google Ok. Va bene? Molto bene. Sentite della musica voi, perché Sì, un po' in sono sottofondo. dei buzzurri che ascoltano musica inappropriata in un posto delizioso come questo. Come fare? L'umanità è varia, eh? fortuna. Sì, dai, così cresciamo tutti quanti in bene, no? Allora. Nicoletta, metti anche Wild Rose, voilà. Altre frequenze. Eh?
Sì, stai già cambiando energia. Scusa? Stai già cambiando energia, sei già in espansione. Non so se ti accorgi, ma è così. Respiriamo. Molto bene, Nicoletta, ti lasciamo andare allora. Buon Grazie, lavoro, eh? Buon lavoro. grazie, Ciao Nicoletta, grazie, grazie, grazie sai, ciao, mille. piacere, ciao, torno a trovarci, ciao, eh. Grazie. Ciao, 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 ciao. Opla, siamo usciti Nicoletta. Oh, bene. Oh, mettiamo, sì, sono i rintocchi delle 10 di sera. Allora, mettiamo una musica nostra, così abbiamo un po' più. Dovrei dirvi se qualcuno ha bisogno venga dentro in studio, ma invece vi dico di no. Non ve lo dico neanche. Ascoltate l'energia, anche dall'India siamo venuti a casa con cose molto speciali. E che naturalmente. Che naturalmente approfondiamo nel nostro corso di evoluzione. Allora, respiriamo. Prova a sentire, è l'energia del cuore. Se siete bravi, se non siete bravi, respiriamo e un po' arriva, un po' alla volta. Anche chi non è bravo può sentirlo. Che meraviglia, eh? Anzi, sapete cosa facciamo? Facciamo una cosa diversa. Chiudiamo un po' qua, ma guardate che quando si va in India è così, la bara onda è costante. Questo è l'umbrale del nostro CD. Era una prova, ce l'ho immagazzinato. Siamo in Cileno, tra l'altro, in questi giorni. Allora, chi è sensibile, senta l'energia che sale. Scusate il corpo che è già diverso.
Non è per tutti, cioè è per tutti, basta imparare. Namo Shankara Namo Shivaya Arunachala Shiva Namo Shivaya Shambho Shankara Namo Shivaya Arunachala Shiva 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 Namo Shivaya Namo Namo Shivaya Om Namah Shivaya Hare Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Che meraviglia! Non so se siete abituati a sentire le energie, ma è la vita, eh? Cioè, sentire l'energia è la vita, ma non per la musica, sentire l'energia. Nambo Shankara Namashivaya Girija Shankara Namashivaya Shambho Shankara Namashivaya Girija Shankara Namashivaya Hara Om Namashivaya Om Namashivaya Hara Om Namashivaya Ispiriamo, vedete, non servono parole, serve solo sentire. Shivaya Namah Shivaya Namah Jambho Shankara Namah Shivaya Girija Shankara Namah Shivaya Jambho Shankara Namah Shivaya Girija Shankara Namah Shivaya Jambho Shankara Namah Shivaya Girija Shankara Namah Shivaya Jambho Shankara Namah Shivaya Girija Shankara In realtà si può meditare benissimo senza musica, ma siccome c'era qualcuno qua che ascoltava della musica, la voce che vedete, sto per dire una cosa tremebonda, eh? Però basta vedere la faccia della gente. Vedete in faccia, vedete gli occhi, no? Allora, chi è preso dal cercare fuori, no? C'è chi alle volte è preso da un'emergenza e quindi si proietta molto fuori. La risposta è sempre dentro, quindi il lavoro è sempre interiore, no? Allora, quando uno è riuscito a fare un po', o nel tempo, ad allenare questo lavoro interiore, inizia a captare, a sentire. A captare le presenze belle intorno a noi, le nostre energie, le energie belle degli altri. Detta tante volte questa cosa qua. Ma cosa si può captare? Anche chi di energie non ne ha tanto interessanti. Allora, Oliswan sicuro, ma qualcuno è vittima. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo qua e cerchiamo Bridges of Light, no? È sempre un lavoro di luce, ponte di luce, un ponte tra qua e la luce. Ma dov'è sta luce? Forse questa luce è dentro di noi, forse. Ma, presumibilmente. Il nostro goal è riuscire a far vibrare dentro di noi questa luce. Questo serve il ponte di luce,
a far emergere o vibrare dentro di noi questa luce. Invece di far vibrare che cosa? Magari l'energia degli avi, mannaggia. O magari l'energia, no, tutti noi cerchiamo l'entità angeliche, no? Cerchiamo le... Vado a Correggio stasera. Io adesso sono a Vicenza. Noi cerchiamo queste entità angeliche, o i santi, o l'energia cristica. Ma quanto ci è costato riuscire a sentire queste frequenze qua? Non è che basta dire sento un angelo ed è un angelo davvero. Quanto è costato sentire davvero questa energia d'amore? Quanto è costato di lavoro su noi stessi davvero andare così in alto e captare così in alto? Mio padre ha sempre detto, no? L'avete visto il documentario su mio padre, che siamo noi che dobbiamo salire alle frequenze angeliche. Non sono gli angeli che si abbassano a scendere alle nostre. Quindi siamo noi che dobbiamo andare su. Però chi è che si abbassa alle nostre? Eh no, caspita. Quando siamo di vibrazione di frequenza bassa, captiamo delle cose basse. Allora vedi della gente che per qualche motivo, non mica per sempre, ma in quell'istante o quel momento della sua vita, sta captando delle energie molto basse. Cioè si sta agganciando, a questa persona, si sta agganciando delle entità più basse, o delle energie più basse, o delle memorie più basse. Quindi non entrare neanche nella branca esorcistica. Però vedi se qualcuno è in preda delle larve. Poi vedi la faccia della gente quando è in preda a energie basse. Che possono essere di... Sì. Allora, anche il essere ispirati a creare il caos, da dove ti arriva questa ispirazione? C'è un posto meraviglioso, noi veniamo qua a sentire le energie mariane, e c'è un deficiente che tiene la musica alta. Grazie, intanto grazie che ci porta, che ci aiuta ad andare oltre la dualità e vedere che tutto è amore, no? Come nell'oponopono. Vabbè, allora grazie, lo ringraziamo. Però nella fattispecie concreta, l'acqua di Masaru Emoto, con la parola amore ghiaccia in un modo, con la parola odio ghiaccia in un altro modo, che ci racconta che allora, va bene, tutto è aloha, tutto è amore, ed è la nostra ignoranza che porta a vedere, a distinguere, già io giudico, no? Ma in questo sogno di Maya ci sono cose che sono armoniche e ci sono cose che non lo sono. Allora, noi cosa cerchiamo? E quando siamo non armonici, come mai lo siamo? E da dove viene questa nostra disarmonia? O dove la portiamo o a chi la portiamo? E questo è interessante perché è un lavoro grande su noi stessi. E come si esce da questo loop? Secondo me, secondo la mia esperienza, non si esce con i precetti. Perché i precetti sono delle regole, che quindi sono per loro natura tendenzialmente rigide, e che portano a essere in regola o fuori regola. Sono fuori regola e mi sento in colpa. Così sono sia fuori regola, col problema ignorato all'inizio, sia mi sento in colpa, e allora non esco più. Hai capito come funziona? Allora cos'è che devo fare? Se io invece la faccio un lavoro sul terreno, cioè su me stessa, cioè su me stesso, allora è più facile che vedete, abbiamo ringraziato, ha portato l'occasione, adesso è andato via il rumore. Vedete l'universo come funziona. Allora, il lavoro su me stessa e cambio terreno. Questo terreno a un certo punto darà degli esiti armonici, se usualmente non lo sono. E come? Perché cambio io. Cambiano le mie risonanze. Inizio a risuonare da un'altra parte. E questo risuonare da un'altra parte mi ispira. O vengo ispirato. Ne parlavamo lunedì sera alla lettura dei maestri, no? È un fenomeno di risonanza. Allora, non c'è il giudizio verso chi risuona o ha dei problemi. Per esempio, con questa cosa degli ologrammi, noi vediamo che delle persone sono molto bloccate. E dicevamo, guarda, spesso io lavoro con gente che è molto distante, via Zoom, dico, guarda, tu sei in Sicilia e senti, hai questo blocco qua. Io sono a Vicenza e te lo sento. Pensa che energia hai mani dalla Sicilia fino a Vicenza. Pure ho lavorato con qualcuno che stava dall'altra parte del mondo, no? Allora,
Guarda, dice, tutta smetti, armonia aiuta a armonizzare le note della nostra vibrazione. Bene, bene, ma c'è tanta energia qua, sapete. Abbiamo lavorato tanto oggi con l'energia, con l'amore. Allora, cosa succede? Che se c'è un amico che ha un blocco vicino a voi, per forza lo vibrate di quel blocco lì. E non vuol dire mandarvi l'amico, vuol dire aiutarlo a vibrare più in alto. Però dobbiamo comunque, a prescindere, stare attenti dalle persone di cui ci circondiamo. Perché se sono persone che sono sempre tendenzialmente pesanti, o bloccate, o limitate, o autolimitanti, alla fine, come potrebbero essere i genitori, no? Alla fine mi ritrovo a vivere una vita limitata, autolimitante, che risuona di alcuni blocchi ed è una vita microcosmica, invece che una vita aperta all'universo. Non è un predicozzo mio, è solo per dire che se noi lavoriamo con l'armonia, l'armonia la facciamo crescere. Se noi invece siamo disarmonici e continuiamo a coltivarla, questa disarmonia. Funziona così. Quindi quando si è in un problema e bisogna uscirne, devo muovermi, devo fare qualcosa e devo spingermi un po' verso l'armonia, anche quando c'è difficile farlo, perché ovviamente i problemi che arrivano sono proprio forti. E allora ci sono due cose da raccontare sui problemi. La prima la raccontava Sai Baba: non arriva nessun problema che tu non sia in grado di risolvere. Uno. Quindi il destino non è crudele, ma non arriva niente che tu non sia in grado, tu non abbia la forza di gestire o da risolvere. Due, cambio io e cambio il problema. Ascoltando le energie. Bene. Quindi la risoluzione è sempre nel terreno. Nel terreno. Sono anche gli ologrammi giocano nel terreno. Poi chi ha seguito quest'anno di ologrammi qui su Bridges of Light ha visto che sono chirurgici. E quando sembrano non chirurgici, sovente dipende dalla consapevolezza della persona che emana questi ologrammi. Respiriamo. Ascoltate, noi siamo qua che chiacchieriamo, ma sentite, ascoltate semplicemente il vostro settimo ottavo chakra. L'energia è alta, vi ho detto che siete qua perché l'energia è alta e questa energia così alta crea un disclaimer, perché c'è chi la sente e se ne nutre. Che è una cosa meravigliosa. C'è chi non la sente e viene. È come se si indisponesse. Per esempio, quando siamo arrabbiati, molto arrabbiati, arriva qualcuno che ci parla di amore, inizia a innervosirci, perché non risuona della nostra arrabbiatura. Se invece troviamo uno che ci ascolta e ci dà ragione sul fatto che siamo arrabbiati, allora siamo contenti, possiamo salire a rimestare la broda di questa nostra arrabbiatura, quando in realtà è no, è no, no, no. Dobbiamo lasciare andare, no? Qui l'energia di luce ha un disclaimer. E anche noi abbiamo un disclaimer. Perché che disclaimer abbiamo? E ringraziamo il nostro Signore. Che disclaimer abbiamo? Abbiamo un disclaimer che ci dice. Ci fa riconoscere se c'è della luce davvero o se sono solo chiacchiere inutili o mentali. Allora riusciamo a dire, soltanto calore la sento bene. E allora riusciamo anche ad accorgerci, guarda, si parla tanto di luce, ma c'è poco, c'è tanta mente. Oppure si parla tanto di queste cose belle, ma è solo parola e non c'è questa frequenza da sentire. Qual è la cosa bella? Che l'energia non è un fatto da pensare, è un fatto da sentire. E com'è che la sento? La sento con la mia carne, la sento nella carne. E allora tutta la mia carne viene. Infatti, guarda, qualcuno ha scritto, io purtroppo non leggo i nomi, da qua leggo Facebook user, dice: sento tanto calore, la sento. Sì, ma non è solo questo, si sente anche come se ogni atomo
l'energia come si sente? Ogni atomo di ogni cellula vibrasse fortissimamente. È come un'elettricità divina che ti scorre attraverso e ti porta a sentire il corpo in maniera eccezionale, eccelsa. E mentre tu senti questa esperienza qua, il corpo nello stesso momento non lo senti. E la tua mente si calma, la tua consapevolezza muta e sei altrove. Sei altrove in una dimora di conoscenza e di esperienza. E perché è così, che è bellissimo, eh? Che è bellissimo. Perché è così ed è bellissimo. E non è una favola, e non è neanche un mito, è una realtà che si può, che se qualcuno ancora non la sente, si può sentire. Bellissimo, bellissimo. Eh sì. Inspiro, espiro, eh. Sentite che c'è una bella energia del cuore qua, ma non perché sia mia, è un'energia che abbiamo tutti. Devo dire che il mio viaggio in India è stato molto forte, eh? Adesso ci torniamo a gennaio, e allora si sente ancora di più, o ne passa ancora di più. Descrivi in parole ciò che sento adesso e le mie labbra sorridono. Tutto bello, tutto giusto. Bello sorridere. E poi se state attenti, questo lo facciamo quando facciamo i corsi, facciamo tanti seminari, quando facciamo i seminari, per esempio quelli dedicati all'anima e al corpo, cioè libero il corpo per entrare in contatto con l'anima, provate a sorridere. E se siete attenti, si attiva il terzo occhio. Ma guarda che roba. Faccio così, tac. Bellissimo. Bellissimo. Allora. Va bene, andiamo avanti con qualcuno che può entrare in studio a vedere di leggere gli origami. Vediamo di essere utile a qualcuno, siamo utili a così tante persone. Allora, Ezia, sei pronta? Entriamo in studio. Eccoti qua, dai, ti faccio entrare. 3, 2, 1, eccoti qua. Eccoci. Buonasera, Ezia. Buonasera, no, grazie. Ezia. Dove sei tu di bello? Io sono a Vicenza, hai visto? 22, 22. Tu dove sei? A Biella. Sei a Biella. Sì. Biella è in Piemonte, no? Piemonte, Piemonte. Guarda che c'è la Laura che scrive, Andrea Caura, le parole che dice sempre illuminante ci siano a sentire nella carne e nel cuore. Sì, nel cuore anche, sì. Ma Laura. Grazie Laura. Allora, la Laura che è stata il motore, non immobile, motore mobile, ci ha fatto entrare in contatto con degli bellissimi amici dalla, a San Marino, a Rimini. Allora, Ezia, vediamo un po' Ezia cosa c'è per Ezia. La Ezia ha, la prima cosa che Ezia racconta è che ha quello che in Veneto chiamiamo un groppo in gola. È piccolino, ma c'è, hai un, è qua un conflitto. E, fammi sentire. E, sì, il conflitto è lì e ha, dentro questo nodo in gola ci sono delle lacrime da lasciare andare. Quante ne ho fatte, sì. Ah, sì. Pensavo quindi di averle fatte tutte, invece ne ho ancora. È così, si sente, tu me lo racconti. E la, perché lo dico? Perché secondo me, ma tu lo senti anche secondo me fisicamente, è un'emozione, ma tu lo senti fisicamente come un nodo in gola, lo senti? Sì. Lo sì. senti. E quando mi prende fiottano le lacrime, allora poi si libera. Bene, bene. Però pensavo di averle fatte tutte, invece ogni volta le ho sempre, cioè non riesco mai a liberarlo del tutto, ecco. Però quando poi escono è una liberazione, scusami che ti ho interrotto. No. Che memoria è questa? Che dispiacere c'è dietro questo nodo in gola? Abbandono. Abbandono? Ah sì? Quanto tempo fa? Non lo so, tanto, penso. Tanto. Non lo so. Va bene, Ignazia, indaghiamo, eh. Ezia, scusa, Ignazia è quello che... No, non preoccuparti. No, Ignazia è il rimedio di questa cosa qua. Io non posso... Ah, Ignazia Amara? Eh sì. Così stiamo solo chiacchierando tra amici, però
Ignazia Mara è il rimedio per queste cose qua. Io non so niente, eh? Non ho detto niente. Va bene? Eh sì. Sine dubio. Allora. Qua che si concentra tutto te, sai. Su quella la cosa di cui hai bisogno è questa qua. Poi hai bisogno di respirare, Ezia, perché hai bisogno di prendere coraggio. Respirare. Perché, per esempio, Ezia, tu hai un'energia molto bella, tu hai un settimo chakra molto aperto e hai bisogno di abbandonarti, cioè di abbandono. Si sente questa cosa qua. Ha senso se te lo dico? Sì. Perché questa energia così bella che hai è in parte soffre del fatto che è un po' compressa e tu hai bisogno di lasciare andare, di scorrere, lasciare andare, aprire. Ma non è un appunto a come sei tu, sai? Dico, guarda, sento questa cosa qua, è normale, è come se tu già ti abbandoni, guarda, c'è ancora un largo margine, ma abbandonati ancora di più. E la cosa del respiro invece è proprio vera. E quindi è che devi respirare più profondamente, e allora è come se mi confermasse il fatto che devi lasciarti andare, di abbandonarti. Respiro, Ignazia, abbandonarmi, vediamo cos'altro c'è. La senti questa energia del cuore con cui ci stiamo connettendo? Ti accorgi? Sì, Che bella, sentite, è bellissimo. Anche bellissima, sì. il sorriso, cioè proprio, ah, ecco. Cara. Sì. Ero lì che aspettavo e seguivo tutto quello che tu dicevi, proprio bello, grazie. Che bello, Ezio. Ah. Da quanto mediti? Da un po' di anni. Si sente dal tuo settimo chakra, complimenti, sai. E anche devo dire che il tuo cuore risuona tanto, che è un'altra cosa speciale. Che non è da tutti, anzi, che risuoni così tanto è da pochi. Quindi molto bene, brava Ezia. Però è una fregatura perché a volte No, è troppo aperto e no, no, dici di no, grazie. no, ma non credere a queste cose, ma no. No. Si dicono queste cose, ma non sono vere. Anzi, Quando ci soffri, però poi sì, dici perché ho fatto così? Perché sono così? Non riesco a essere diverso. quando arriva una gioia, noi dobbiamo mettere in conto che possa finire da un istante a un altro, o che possa lasciarci per sempre, o che possa. Tutto quello che dobbiamo fare è essere presenti. Ecco che arrivano, scusate. Ma quell'istante si eternizza dentro di noi e rimane per sempre, perché il tempo non esiste. Quindi quell'amore che abbiamo provato, quell'amore che abbiamo ricevuto, è lì. Se noi togliamo l'illusione, è ancora lì, per sempre. Quindi siamo amati per sempre e amiamo per sempre. Perché siamo fatti così? Quindi Così. anche i nostri dispiaceri sono illusori. Certo, il corpo si rattrista, la mente si rattrista, le emozioni, però dentro di noi, se vogliamo, la verità di questo amore infinito la troviamo ed è ferma lì, eternizzata, bellissima. Tanto tutto finirà apparentemente qua. Sappiamo già, questo corpo non ci sarà più, questa voce non ci sarà più. Forse questa coscienza ci sarà per sempre, i maestri. Bene.
cosa c'è in questa coscienza? C'è l'amore. Mi chiedeva una mia amica sensitiva l'altra mattina, mi diceva: Andrea, ma secondo te il Samadhi, come si sentirà quando si arriverà al Samadhi? Dico, beh, noi non sappiamo il Samadhi cos'è, però io penso che la cosa più particolare del Samadhi, anche se non viene scritto così dai maestri, è l'amore. Il Samadhi è un momento di amore, perché è un momento di mistero. Nelle nostre piccole esperienze metafisiche, piccole o grandi o grandissime, ma sempre piccole rispetto a un Samadhi di un maestro, quando entriamo in quella frequenza lì, c'è un mistero, è un mistero d'amore. Ma quell'amore lì siamo noi, è dentro di noi. Siamo noi. La persona che amiamo, o chi ci fa un gesto gentile, non fa altro che risvegliare qualcosa che è dentro di noi. La persona che amiamo è come la musa per un poeta. Cioè ci risveglia. Ci risveglia noi la tenerezza, che era già nostra. Risveglia noi il dare, che era già nostro. Risveglia in noi il sopportare, anzi non sentire il sopportare, perché tutto va bene ed era già nostro. E quindi c'è una cosa che dice Ivanov, no? Che era un ottimo insegnante, un grande maestro, no? E lui diceva: io sono innamorato di tutte le donne che vedo. Dice: ma come? Dice: guarda cosa, che bizzarria racconta un maestro come Ivanov. Sì, moralmente, o da un punto di vista animico, non mi interessa sfiorarle, toccarle, non mi interessa. Ma le amo. E così vibro di questo amore. Non spiegava proprio così, però queste parole diceva, e non diceva vibro di questo amore, però diceva le amo tutte. Beh, anche noi se ci mettiamo ad amare tutti, viviamo tutto il tempo l'esperienza d'amore, quella che poi sembra non troviamo mai. La prima volta che ho sentito parlarmi, tornavo da... l'ho raccontata tante volte questa cosa qua, vivevo come... sempre solitario, come un monaco, andavo sempre ai santuari, o ai luoghi di energia, era un santuario molto speciale, vicino a Rovigo, dedicato a una Madonna dell'acqua e dell'energia. E finché ero in macchina, che tornavo indietro, sento di fianco a me una voce, una presenza, una voce che mi dice: guarda, che l'amore che tutti cercano e non trovano mai è quello che si dà, non quello che si vuol ricevere. Che è vero? Anche quando siamo in due, amiamo, è quasi più forte l'amore che diamo, e quasi ci appaga di più il dare che non il ricevere, no? Abbiamo la fortuna di vedere la gioia nella persona che amiamo. Certo. Che sia un figlio, che sia un nipotino, che sia un fratello, una sorella, un amico, un amante, la madre. Bello vedere gli occhi degli altri che si illuminano. Ma se noi chiediamo, no? Ed è più bello sentire gli occhi degli altri che si illuminano che quasi sentire il ricevere noi. Così è. Quindi alla fine abbiamo tanto nelle nostre mani, più di quello che crediamo, no? Anche risvegliare l'amore. Senti che non c'è più questa roba qua. È andato. Bene. Bene, bene, bene. Che bella energia, eh? Bella, sì. Poi questa luna questa sera, non so lì, ma qui è stupenda. Con una moto house fa un po'. Oh, mamma mia, certo! L'hai vista? L'hai vista? Poi voi non ci crederete, è proprio dietro al campanile. Ma dai! Sì, incredibile. C'è il campanile così e dietro c'è la luce, ma è la luna. Ma guarda te come mi fa vedere. Ah, bene. La senti la luna tu? Io sì. Sento due lune in autunno, difficilissime, e due lune in primavera, difficilissime. Poi il resto, no. Io l'autunno. L'autunno, sì. Sì, sì, sì. Purtroppo la luce, la mancanza di luce la sento tanta. Ah, sì, eh? Cioè, più a gennaio allungano di 5 minuti, però per me è già bello.
Ma adesso che alle 8 di sera è buio, mi viene. No, non ancora. Il più che patisco è da novembre, quando cambiano l'ora. Allora lì mi manca proprio. Quei 2 mesi lì sono un po' un limbo. Poi però, ripeto, a gennaio, ma già Santo Stefano, mi sembra già che pensare che a gennaio aumenta questa luce. Per me è così, ecco, ognuno poi. La tecnica è quella di viaggiare durante le vacanze di Natale. Ah. Se uno riesce a viaggiare, andare in un posto più caldo, e poi quando torna si è già allungato e allora inizia già il buon umore. Quindi viaggiare Sì, secondo me. infatti, ripeto, anche solo 5 minuti però è già, sai, ma poi cambia, secondo me cambia proprio la luce, cambia proprio anche alla sera, quei 10 minuti è già una luce più, meno cupa, meno cupa, sì. È Già vero. vive tutta l'estate. Sei mai stato su al nord dove non tramonta mai il sole? Che Mai, esperienza, no? mai, Questa mai, mai, mai. luce fioca tutto il giorno. Praticamente non viene mai notte. Mamma No, mia, non deve viene, essere. non è che venga il sole equatoriale, Sì, ho ovviamente. capito, però non c'è mai il buio. Ma Deve però essere bello. un'amica che ha vissuto lì dice: guarda, eravamo in ufficio. E c'era un ufficio molto grande, di un'azienda molto grande, quindi questa azienda avevano una sala dipinta di giallo con le luci e la gente andava lì a ricaricarsi, perché lì non c'è mai, Dipinta di perché, giallo. eh sì, perché non c'è più il sole, non c'è mai il sole Ah, vero, ok, mamma quindi mia. non è facile. No. Poi da un lato, insomma, questi popoli nordici hanno a che fare con questa cosa qua. E con un'altra cosa, insomma, siamo tutti in cerca di stare insieme di risvegliare questo cuore. Una cosa che dico tante volte, dico, guardate che noi, questa nostra vituperata penisola, beh, certo vituperati e a buon diritto i governanti, ma abbiamo una cosa molto forte, anche se il cristianesimo ha creato dei grandi limiti alle ragazze, alle donne. Limiti politici, sociali, eccetera, da esecrabili e da vincere. Però rimane in noi un grande riconoscimento della compassione che altri popoli non hanno. Quindi di tante cose che dobbiamo guarire, un imprinting di sapere che dobbiamo volere bene agli altri, ce l'abbiamo. E questa è una cosa molto bella, che altri popoli invece ignorano. Per altri motivi sociali o storici, noi con questa di tante disgrazie, di tante cose belle e buone che può aver portato l'Ecclesia cattolica romana, il messaggio della compassione, del voler bene agli altri, è un imprinting forte che abbiamo, per fortuna. E quindi, dai, meno male che c'è questa parte qua nel nostro inverno. Certo. Ezia, grazie delle chiacchiere, sai? Grazie, è stato. Grazie a te, grazie tantissimo. Allora, hai capito che non posso fare prescrizioni, però Sì. Certo. bene, ci siamo intesi, ottimamente. Stiamo chiacchierando tra amici, va bene? Grazie infinite. Ciao Ezia, grazie, buona serata. Ciao, 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 ciao. buona serata a te. Grazie, ciao, ciao. Allora, bella gente, bei ragazzi, grazie che siamo insieme qua e grazie, mi piace questo tempo, questo spazio di cose belle da raccontarsi. Vi ho già chiesto scusa, la telecamera ha avuto una debacle, ha litigato con StreamYard, quindi ci tocca accontentarci di una luce un po' fioca. Va bene, siamo a Vicenza, questa bellissima basilica dove apparve un essere di luce, riconosciuto come la Madonna, e dentro c'è un'energia molto forte. C'è un'energia molto forte tra il tabernacolo e il luogo dove è nata dove si manifestò, insomma, questo essere di luce, questa Madonna di Montebellico. Allora, stiamo per salutarci, vi ringrazio chi non sente sentirà. Noi in Accademia diciamo sempre questa cosa qua, in Accademia diciamo sempre chi non sente sentirà. Vi respiriamo, chi non sente l'energia basta parare. E si impara ed è una cosa bellissima. Va bene? Bene, bellissimo. Va bene? Ragazzi, grazie di tutto. Ringraziamo la Katia che ha salvato
e la capra e i cavoli questa sera, perché c'era stato un passaggio di testimoni in ufficio da noi e quindi avevamo omesso di regolarci con StreamYard. Che delitto. Vi prego, venite a trovarci nel canale di YouTube, perché fra poco ci sarà il documentario dell'India, che sarà, cioè, un posto incredibile, un posto, non so, un'energia bellissima. Sarà un'esperienza da fare insieme, quel documentario, sapete? Un'esperienza da fare insieme. Mi hanno parlato della Madonna di Montebello in ospedale a Cittadella. Ecco che oggi io la vedo, grazie. Ah, che bello. Bene. Sei energia pura, insomma. Qua siamo tutti in percorso e stiamo lavorando. Però quello che ci aiuta è riconoscere l'amore dentro di noi. È lì. E lì riusciamo a regolare un po' prima. Io sono una persona molto, molto impaziente, sono una persona poco tollerante per le energie un po' difficili, no? E l'amore ci aiuta. Dovremmo guardare gli altri come guardiamo un bambino che impara a camminare per la prima volta, con quella pazienza lì. Buonanotte a tutti quanti. Ringraziamo la Katia, come dicevamo, l'Antonella. Ringraziamo naturalmente Gaetano Vivo per l'ospitalità qui a Bridges of Light, ospitalità generosa che dura da un anno. E credo, se ho ben inteso, che ci vedremo una volta al mese qui su Bridges of Light. Sarà un piacere per me, leggeremo gli ologrammi, parleremo. E credo questo da ottobre, mi pare. E beh, tanto poi lo vedrete quando ci saremo. E la telecamera non ci sarà più, questa cosa qua che mi ha messo in imbarazzo. L'incipit della trasmissione, va bene ragazzi, grazie a tutti, c'è tanto da fare, se uno vuole trova, non ci sono scuse, se uno vuole la soluzione la trova, basta volere, volli e volli sempre e fortissimamente volli, va bene ragazzi, se uno vuole trova e soprattutto non bisogna star fermi, perché se stai fermo l'universo fa fatica a portarti le cose, quindi se ho bisogno devo muovermi. Non è il salto della quaglia o da palo in frasca, è che devo muovere le acque per fare in modo, questo l'ho sempre detto mio padre, per permettere all'universo di aprire questi gangli e portare a me ciò di cui ho bisogno, va bene? Nel nostro canale di YouTube c'è la tecnica dell'abbondanza, quello è un ottimo modo per muovere le acque, e anche la meditazione della cascata, va bene? Grazie, è stato un piacere vedervi qua, è stato un piacere coinvolgervi con l'energia mariana, grazie ancora a Katia per questo aiuto, questa diretta, l'ausilio e tutto quanto. Va bene ragazzi, buonanotte e keep in touch, va bene? Ci vediamo presto. Ah, Antanzapa qui, la scienza degli ologrammi.com.